Nel pomeriggio di oggi abbiamo sottoscritto definitivamente la parte economica del contratto che riguarda 1.200.000 lavoratori del comparto istruzione e ricerca e abbiamo dato quindi piena esigibilità all'erogazione degli arretrati che verranno erogati appunto entro 31 dicembre. Era una promessa di cui ci eravamo impegnati a novembre con la sottoscrizione dell'accordo e dell'ipotesi dell'accordo. Oggi c'è il via libera sia dell'ARAN che della Corte dei Conti. Il cammino prosegue, questo contratto, come sappiamo, è costituito da varie parti. Tra quelle più complesse c'è la parte normativa. Sono in corso incontri in queste settimane che riguardano tutta la parte dell'ordinamento del personale ATA, la valorizzazione dei DSGA, degli assistenti amministrativi facenti funzione. Dobbiamo ancora trattare tutto il tema della formazione. Abbiamo ancora aperte le problematicità legate alle sanzioni disciplinari del personale. Dobbiamo affrontare la mobilità del personale e dobbiamo affrontare anche l'equiparazione dei diritti del personale precario. Ci sono molte cose che vanno riscritte, aggiornate, contestualizzate. È un contratto complesso. L'arte della negoziazione ci caratterizza. Non ci sottrarremo anche di fronte ad ostacoli e difficoltà. Il nostro scopo è portare a compimento un percorso contrattuale complesso, ma che deve essere soddisfacente. Certamente sulla parte economica c'è ancora molto da fare, a cominciare anche dalla messa a sistema dei 300 milioni che sono destinati alla valorizzazione del personale docente, che dovranno essere contrattualizzati a cominciare da gennaio, e poi servono le risorse per il nuovo contratto.